Saluto ragazzi, sono Tyler Strikes, come va? Bentornati sul mio canale, let's go! Let's go! Allora, ho riflettuto a lungo se fare o meno questo video, perché sarà un video un po' particolare. Da una parte abbastanza breve, da un'altra parte abbastanza intimo a cui ci tengo perché uno vi aggiorna su quello che sto combinando, due vi coinvolge in una storia che purtroppo mi è capitata e vi devo assolutamente raccontare. Però finalmente I'm back! Sono fiero di aver già pronti molti contenuti che vi condividerò nel corso del prossimo periodo. Infatti solo per voi ho preparato un season pass, una stagione di contenuti. Come potete vedere dal percorso, ogni settimana, ogni giovedì sbloccheremo un nuovo contenuto, dalla musica agli scherzi, sorrisi, canzoni. È la prima volta che faccio un programma del genere così gustoso ed è anche la prima volta, secondo me, che qualcuno realizza un season pass del genere fondendo musica, social, video, MP3. Quindi io sinceramente sono super carico e questo video di oggi è perfetto per riattivarci bene, come ho fatto in tryhard che ho pubblicato la settimana scorsa, un piccolo freestyle. Quindi boys, preparatevi che nelle prossime settimane usciranno sempre un video o una canzone. Facciamo insieme questo percorso, questo season pass. Mi raccomando, supportatemi in questo momento caldo, momento bello, anche se magari poi un contenuto vi piace di meno rispetto ad un altro contenuto che uscirà. Non smettete di spingermi, statemi vicino, lo sapete che poi quando parto impazzisco e faccio le follie. Supporto totale su tutti i social, raga. YouTube, Instagram, dirette live stream e anche TikTok. Ebbene sì, TikTok. Sono recentemente approdato su TikTok. In realtà l'ho scaricato durante la quarantena, ma negli ultimi mesi ho imparato ad usarlo molto bene. E volete sapere la verità? Mi piace. Sono diventato tutto ciò che ho sempre odiato. E mi piace. No, raga, ok, no, ok, pull up, pull up. Non è che mi metto a fare i balletti per elemosinare like, come? No, raga, ho trovato il modo di pubblicare i miei scherzi, il mio estro distruttivo creativo, anche su questo social, e mi sto divertendo, sto prancando duro. Ogni tanto rimorchio con frasi rap, ogni tanto trollo con i trend, ogni tanto faccio le vostre richieste, a volte faccio dei throwback, vi sblocco dei ricordi. Raga, sinceramente sono il miglior TikToker che abbia mai visto, onesto. Se fossi un utente di TikTok, farei veramente la collezione dei miei TikTok, sono troppo belli. Sono da collezionare, sono perle. No, davvero ragazzi, stiamo facendo delle cose veramente carine. E adesso vi porto qualche esempio. E sono i baci belli, ti bacio il culo. Ed è così morbido un tocco di fuoco. Ci dormirei stanotte, ti giuro. Io e te, nessuno. Mi daresti una chance, invece di farla stronza. Te ne frega un ci metto tutta la fotta. Sono di papà. Tipo quest'estate è andato virale un freestyle di Villa Banks in cui fa tipo: Camilla, dimmi se vuoi una botta, ti ho cazzo. Camilla, dimmi se vuoi una botta. Ho la stanza 218, passa. Mi dissocio. Ho tempo, ho l'erba. Mi dissocio. Chiunque faceva video con questo suono in sottofondo mi usciva ormai dalle orecchie. Così ho deciso di rimorchiare Camilla. Proviamoci con una Camilla con questo audio, visto che è virale, visto che è trend. Ve ne mostro un paio. Camilla, dimmi se vuoi una botta. Ho la stanza 218, passa. Mi dissocio. Ho tempo, ho l'erba. Mi dissocio. Facciamo la cappa. Stiamo scherzando. Ci saliamo. E vuole me perché lo facciamo. 218 lo dico e lo ripeto. Chiama me da davanti e da dietro. Chiudete la trasmissione. Ma non avete idea di quanto hanno rimorchiato le Camilla in quest'estate. Mi hanno mandato tonnellate di screen. Tant'è che ho voluto rifarlo anche con una tipa che non fosse Camilla, ma Carlotta. Carlotta, dimmi se vuoi una botta. C'è ancora più rima. Camilla, dimmi se vuoi una botta. Ho la stanza 218, passa. Mi dissocio. Ho tempo, ho l'erba. Mi dissocio. Facciamo la cappa. Stiamo scherzando. Ci saliamo. E vuole me perché lo facciamo. 218 lo dico e lo ripeto. Chiama me da davanti e da dietro. Chiudete la trasmissione.
Ma non faccio solo rimorchi molesti come piace a voi su TikTok. Faccio anche degli scherzi. Per esempio, ho mandato questa frase rap a tema droga sia a mia madre prima che a mio padre dopo. E pensa, vi sono entrati mentre facevamo festa, perché pensavano che avrebbero trovato droga. E com'è andata? Beh, l'hanno trovata, ma questa ha solamente incrementato la mia foga. Non posso scherzare più! Mia madre mi ha immediatamente chiamato, stavo a Milano, lei dal Veneto mi ha immediatamente chiamato per dirmi cosa fosse successo. Niente, mamma, era un TikTok, lo so. Era meglio quando fumavo in casa alla festa di Natale. E pensa, vi sono entrati mentre facevamo festa, perché pensavano che avrebbero trovato droga. E com'è andata? Beh, l'hanno trovata, ma questa ha solamente incrementato la mia foga. Papà, sono stato arrestato 5 ore dopo. Coglione, iseccassi tui. Te che fuma. Non mancano anche le trollate con voi come protagonisti, dove uso i vostri account, oppure vi dico cosa scrivere per rimorchiare. Insomma, ragazzi, mi sto divertendo come un bambino. TikTok, cioè, fatto apposta per le frasi rap, nessuno me l'ha detto. Perfetto, lo facciamo adesso che ci divertiamo uguale. Se avete conversazioni dove swaggate con frasi rap, mandatemele che ci facciamo il tiki-taka. Oppure magari provo io stesso ad emulare una vostra giocata. Vabbè, insomma, mi sono un po' spammato, ma perché? Perché ne vedremo delle belle. Però non smetterò mai di fare video su YouTube, di portare i miei contenuti quando li raccolgo, ci vuole anche del tempo. Ma le trollate non smetteranno mai su YouTube, never. Quando avrò 40 anni avrò un figlio, lo trollerò e voi lo vedrete. Ma se vi parlo di TikTok è perché oggi sono qui per raccontarvi una disavventura avvenuta proprio su quel social, che comunque è una giungla. Lasciatelo dire, questo social è una giungla. Tutto è iniziato dall'aver visto il TikTok di una ragazza molto avvenente. Non è che faceva dei balletti, però comunque a me venivano pian piano gli occhi a cuoricino. E mentre stalkeravo il suo profilo mi sono accorto che mi stava già seguendo su TikTaka. Così ovviamente io, delfino curioso, le ho mandato un messaggio. Come balli bene? Ballerina emoji che esprime movimento, calienza. Gliel'ho voluto scrivere in maniera onesta. Sono rare le tipe che contatto in maniera non troppo molesta. Mi risponde: ma grazie, tu invece non balli? E in questo momento mi sono sentito un po' come il pirla nel social dei ballerini, tipo ma che cazzo ci faccio qui. E quindi le ho detto: ah no, no, I don't dance. Come on, I don't dance, I know you can, not a chance, no. If I can do this, well you can do that, but vabbè, a parte balletti ironici, al massimo qualche mossa trap. Capito, niente di serio, swag un po' a caso al massimo. Non è che mi metto a fare din 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 din. Però non posso nemmeno fare l'asciugata e dire: no zia, io non faccio i balletti perché sono vero un king frat mo. Quindi unisco l'utile al dilettevole e le dico: preferisco fare altro, ma se vuoi lo facciamo insieme. Sono un'ottima maestra, quando vuoi ti insegno. Follia. Con Cassandra, Chiara e Jennifer, proviamo varie tecniche. Quando vuoi ti insegno, la professoressa. La professoressa! La professoressa di TikTok. La gente pensa che io abbia un fetish per le professoresse, ma in realtà io ho la fobia delle professoresse, il trauma. Fin qui sembra un po' tutto rose e fiori. Invece con questo innocentissimo messaggio che adesso vi andrò a leggere, le cose sono crollate, capitombolate, e è andato tutto a remengo. Se vengono bene i TikTok, magari ne pubblichiamo anche uno insieme. Perché no? Un balletto con una bella ragazza. Ma la sua risposta mi ha congelato. Non credo. Perché? Perché purtroppo siamo di livelli un po' diversi. Siamo diversi. Ma in che senso? Io mi faccio vedere solo con persone che hanno più di 100.000 follower. Ma scusa, ma i tuoi amici non ci fai mai TikTok insieme? Sì, ma non li pubblico. La situazione è precipitata malissimo. Ma quindi mi stai follower zonando? Mi stai fama zonando? Non so cosa volessi dire, sinceramente. Non è per te personalmente, ma per una questione di appeal. Per me è un lavoro. È un lavoro TikTok, quindi lo prendo più sul serio. Ho lavoro, sul mio profilo collaboro solo con lo più famoso. La trap girl sta facendo lavoro su TikTok, e non è che sta ballando per il diletto, eh. E per diletta, Leotta è il single, se non sbaglio, adesso diletta, la rimorchiamo. Ma per famoso, tu che cosa intendi? In Italia inteso per quanto ti vendi. Gente con più di 100k. Tu mi stai simpatico perché fai cose un po' diverse. Sempre il solito alternativo, Tyler. Ma agli altri non famosi non rispondo neanche.
come diremo in Veneto, questo è lo schifo dello schifo. Follia ragazzi, sinceramente, guarda, non voglio fare il figo, ma è vero, non è cap. Dopo una conversazione del genere, il mio interesse per una tipa fa... Avevi detto che mi insegnavi. Effettivamente aveva detto che mi insegnava. Cos'è sta scammata? Ti insegno, ma non li faccio con te, ok? Peccato. I miei fan avrebbero apprezzato il crossover. E qui ho lanciato la prima frecciatina per far capire. Oh, ma lei mi risponde ridendo di me. Quando hai pochi follower, si chiamano seguaci. Quando sei famoso, fan. Ah, ok, adesso è tutto chiaro, chiaro. Ho pochi follower, ne devo avere di più, così diventano dei fans. Divento un VIP. Ma quindi, piccola, se dovessi crescere? Se sali di follower, possiamo farlo insieme. Però dipende quanto ci metti, perché io vorrei entrare in una house. E in quel caso non potrei con chiunque, perché li farei solo con i membri. I membri delle house, i membri. Guarda che non è mica la Casa Bianca, piccola. Diventerò famoso e conquisterò il tuo cuore. Parola. Lei ride e dice: è più facile diventare famosi, fidati. Mi sta frenzonando male, praticamente, cioè, anche perché sono sotto di uno. In che senso sotto di uno? Cioè, che ha 500.000 di follower su TikTok. Ora che ne trovo uno migliore, raga, sta con uno da 500.000 di follower. Follia. Qui ragazzi, non avevo capito che fosse insieme. Teoricamente è mezza già l'inciucio. Però comunque sono partito per la punchline e l'ho detto: preparati a darmi il tuo cuore allora. Lei non ci crede, ride di me, dice: buona fortuna. Non mi serve la fortuna perché ho già fatto. Dai, sciocchino, non basta. Non basta? Non bastano nemmeno 100.000 follower su Instagram? Se li fai, chiamami. Io su Insta ne ho pochissimi. Fatto. Magari fosse così facile, sciocchino. No, guarda che ce li ho già. Controlla. Trust not Tyler. Non me ne sono accorta. Sono tantissimi. Come hai fatto a superare TikTok? Stavo per inventarmi un po' una cazzata da rispondere, ma lei ha iniziato a scavare. Ha iniziato a capire, comprendere, connettere. E mi dice: ma hai un canale da quasi 1.000.000 su YouTube? Ebbene... Ora sì che mi fa 1.000 domande. Non sa nemmeno chi cazzo davanti. Ma dai dai. La cosa bella sinceramente è che il mio Instagram era proprio lì sul profilo di TikTok. Non ho nascosto nulla io. Sei famoso ma non ti conoscevo. Ma perché hai così pochi follower su TikTok? Vabbè, non sono pochi, 70.000, eh. Ci tengo i miei followerini paperini. Però sì dai, ho iniziato da poco. Salute. Da quest'estate raga ci sta. Però è fissata questa. Va bene, adesso hai le carte in tavola per fare video con me. E magari altro. Mi fa piacere, piccola. Ma temo che tu non abbia le carte in tavola per fare un video con me. Perché? Perché scusami, ma non mi piacciono le morte di follower. E così si è interrotta l'intensa ma breve storia d'amore con questa medusetta. La conversazione non è andata avanti un granché. Si è limitata a dirmi un ti odio, vaffanculo. È un'offesa bella pesante, insomma. E ha proceduto con il bloccarmi. Sinceramente un po' mi spiace. Alla fine non ero così serio, non ero così severo. Volevo soltanto farle capire che secondo me la sua era una mentalità di merda. Guardare il contenuto, non il numero. E quindi niente, ha proseguito a bloccarmi su TikTok. Si dice il peccato ma non il peccatore. E niente ragazzi, questa era la semplice storia che volevo raccontarvi. Rinnovo l'invito a seguirmi attivamente su tutti i social per questa stagione, perché sarò bello attivo. Noi ci vediamo giovedì prossimo con il primo singolo ufficiale della season, che andrà anche su Spotify. Ci tengo veramente un botto e spero anche che pian piano si riapra la situazione Green Pass, concerti, live, perché sarebbe veramente leggendario venire nelle vostre città a incontrarvi tutti, che non vi ho mai incontrati in vita mia, spaccandoci a merda. Quanto sarebbe bello fare casino insieme, cantare, urlare. Nel frattempo però noi non ci fermiamo, il season pass continua, è appena iniziato. E niente, da Tyler Stikes è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana. Saluto!